Allora, ho fatto il vestito, in pratica consiste in è un classico vestitino normale con sopra un drappeggio azzurro, poi la gonna è stata imbastita, poi la dovrò cucire, ed è un doppio strato di organza azzurro con l'apertura sul davanti, quello lì sopra, quello sotto invece è un pezzo unico, e sotto c'è una gonna ampia che è stata plissettata e cucita al corpino. Poi qui cucirò, so che avrei dovuto mettere questo dentro poi cucire, però non ho avuto il tempo, dovevo fare altro, quindi preferisco cucirlo poi a mano così, eh? E il risultato dovrebbe essere una cosa del genere. Ecco, una cosa del genere. Una fetta del caramello qua sotto è identico. Pepino sparge caramello Twix sinistro. Anche Twix destro ce l'ha. Anche un nastro così Twix destro. Poi per la parte dietro, poi ovviamente sopra ci saranno tutte le farfalle attaccate. Tanto tolgo l'audio. Okay. Poi ho rivestito i bottoni, quelli da rivestire, con la stessa stoffa del vestito, e ne ho fatti 4. Questa è la parte dietro, ok, la schiena, in cui metterò i bottoni. 1, 2, 3 e 4, top per dire, eh? Sopra ci saranno tutte queste farfalle attaccate, queste qua, che si illuminano al buio, e le fisso con la super colla o con la colla a caldo, e 2 strati di organza, e sotto invece è un tessuto, penso che sia un seminylon, una roba del genere, insomma poliestere, plastica, come l'organza qua sopra. Allora, il costo del vestito... come filo ho utilizzato questo, ho pagato 1 euro sta rocchetta, 5 euro questa qua che sarebbe una tenda in organza presa dai cinesi, e 5 euro questa tenda qua, sempre questa che non ha tessuto per tendaggi, sempre presa dai cinesi, 1 euro i 4 bottoni da rivestire, quindi 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, toh, con 15, 20 euro ve la cavate. Ed è stile la Cenerentola del film del 2016, eh?